quindi 45. Sì, tra i 20 e i 30 al momento, perché la filovia nomentana almeno ne può raccogliere in questo momento una ventina, però ne vedranno parecchio. E il corridoio Laurentino quanto ci vuole per completarlo? Per Torpagnotta forse riusciamo entro fine anno. Lì ci sono stati anche dei problemi legati ai costruttori che dovevano realizzare delle rotatorie su strada e che non l'hanno fatto, quindi insomma siamo anche un po' in attesa di questa, di questo blocco che c'è stato, oltre insomma ai problemi vari che si è sempre in appalto. C'è stato anche il discorso che chi doveva fare, i costruttori privati che hanno realizzato, hanno avuto delle concessioni edilizie, esattamente, fare dei servizi, compensazione che sono fermati perché dicevano che non avevano più risorse per terminare le rotatorie sotto passi necessari. Quindi anche su questo però sembrerebbe che sia ripartita l'attività, quindi volendo essere ottimisti entro fine anno potremmo farcela, massimo l'anno prossimo. Cerchiamo di farcela entro fine anno. Sì, beh, io faremo di tutto, anche altro perché che bisogna... Mi è rimasto sì, quello già Roma Metropolitana lo farà lei. Anche perché qui abbiamo avuto anche un esproprio della rimessa, perché era divisa diversamente, dove quel pilastro del ponte c'era la portineria, esatto, e cose varie, sì. Sono stati fatti dei lavori all'interno della rimessa. Ha parlato il consorzio Torpagnotta, poi c'è stata una modifica del progetto del ponte, per cui Torpagnotta ha detto io non sono responsabile, il costruttore, quindi dunque alla fine si è arrivato al compromesso che Roma Metropolitana farà questa rampa di discesa, perché ci sono delle economie sull'appalto che si possono utilizzare. Tempi? No, questo anche tempi ragionevoli. Ragionevoli tipo? O entro l'anno se non dobbiamo rifare una gara, oppure se dobbiamo rifare una gara di assegnazione dei lavori entro, penso, massimo maggio dell'anno prossimo. Massimo. Diciamo quello che si è trovato anche in questa storia è stata una situazione incancrenita da tempo, e quindi più va avanti il tempo e più le cose si complicano, e questo purtroppo è quello perché che abbiamo fatto. Perché decide essere le fila di tutto non è facile, esatto. Sì. Pezzi che sì. Si perdono. Sì, adesso ne stanno mettendo uno in moto e ci comunicano qual è, se no se vogliamo tanto vedere quelli sì, sono tutti aperti. Andiamo a vederli. E poi vediamo l'officina, ce lo dico. I propri di tutti i fornitori di ricambi, perché io seguo particolarmente la parte della ricampistica, avvelenati, sono stati periodi che ci hanno avuto paura proprio di fallire, quindi bloccavano le forniture che non sbloccavano alcuni pagamenti, che l'esposto diventava veramente insostenibile. Se pensa che nel 2014, quando sono arrivato, Romana Diesel, che è il nostro più grosso fornitore, quello che ci fornisce gli autobus, lei stessa ha bloccato le forniture. In quel periodo non riuscivamo a pagare neanche il leasing delle vetture nuove, dei Citelis, lì in Bordeaux. Quindi è stato un periodo proprio, io come dico tante volte, i nostri capi sopra, qui in questa si fanno i salti mortali per far uscire le macchine, perché tra i ricambi che mancano, servizi... Ma i ricambi, diciamo, noi sappiamo che appunto c'è stata questa situazione della quale lei ci sta parlando, no? Quindi il mancato pagamento dei fornitori, e quindi giustamente i fornitori che non riforniscono più. Nel frattempo noi abbiamo sbloccato un po' di debiti fuori bilancio che appunto riguardavano sì, questi sì, pagamenti. Sì, sì. Lei pensa, o per quella che è le sue conoscenze, che questa situazione si sta risolvendo, si risolverà a breve? Mi sembra ancora lento. Molto impantanata. Mi sembra ancora molto impantanata. Indirettamente qualche contatto ce l'hai, a parte lo vediamo un po' operativamente, perché... Anche perché tutto questo blocco periodico dei fornitori ha delle consegne, ha un po' come si dice drogato il sistema informatico del riapprovvigionamento, per cui tanti materiali che il sistema vede in ordine non entrano, lui non propone di comprarlo successivamente, perché dice mo arriverà, quindi il sistema dovrebbe essere azzerato nuovamente. I magazzini si sfogliano, il sistema dice beh, mo arriverà. Se non trovi una procedura manuale. Il problema è che la programmazione appresso, è stata molto molto carente. La programmazione proprio anche delle pianificazioni degli acquisti, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo. Per cui adesso si sta cercando di recuperare anche la sincronia tra flussi finanziari e l'acquisto dei ricambi, che è una cosa necessaria di cui loro poi ovviamente lamentano. Questo per noi è indispensabile anche per assicurare manutenzione sui bus, che sappiamo essere bus con qualità elevata, quindi se però abbiamo una manutenzione programmata sicuramente i guasti sono più bassi, quindi è proprio un problema di ottica di medio-lungo periodo che evidentemente l'azienda non ha più avuto negli ultimi anni, soprattutto ripeto negli ultimi anni e mezzo. Vediamo,
Vediamo da 18 metri, sì, 18 metri, quindi sono dei modali, in parte funzionano un po' con corretto, in parte hanno una capienza di circa 130 posti, grosso modo di cui una trentina, quindi sono anche ampi per una, un quadrante come può essere qui Laurentino Bianco e Piano Mentana sarebbero ideali. Se Piano Mentana liberate anche quelli di Pullman Diesel che adesso vanno a fare... Per sopperire quelli grandi, che stanno fermi, esatto, sì, sì. Di quella Montesacra, molti dei filobus elettrici storici che stanno fuori servizio, quindi il servizio viene fatto con i 18 metri e diesel, sì, sì. Che potrebbero essere sfruttati da resto della città. Allora, questi sono spiegheranno come sono entrate le foglie. Quindi sono autobus molto moderni, ecco. Sì. nuovi. È una vergogna tenerli qui fermi. Autobus, ripeto, arrivati da circa ormai 2 anni, sono stati messi in esercizio come prova per vedere di colloquio fino a Mentana, e poi da lì non sono stati mai più utilizzati. Qui, ripeto, hanno una storia abbastanza complicata, perché c'è un'indagine in corso su una presunta tangente, quindi mazzette da circa 500-600 mila euro, quindi diciamo sono proprio un simbolo di quello che non è andato nel corso del tempo. Io credo quindi che noi abbiamo il dovere proprio morale adesso di rimetterli su strada per la città e per tutti i cittadini. È fondamentale. Stanno intorno ai 650 mila euro l'uno. Su 45 siamo su 30 milioni di euro. Sì, grosso modo poi l'appalto era... Al netto delle tangenti, delle presunte tangenti. Esattamente. Quindi sono autobus in realtà, ecco, completamente nuovi, moderni, e anche l'alimentazione diesel è ancora performante, sono degli Euro 5, quindi insomma, possono tranquillamente, anzi devono circolare in città, e noi faremo di tutto per rimetterli su strada. Tra l'altro, quindi il punto è che al momento, diciamo, le parti da sostituire sarebbero probabilmente le gomme. Sì, le gomme che ormai stanno ferme saranno valizzate, poi sì. Quando uno cammina vede un attimino. Lo sente, sono, diciamo. Le batterie dell'avviamento, perché stando ferme uno può provare pure a fare una ricarica, ma può rimanere per strada con un pullman che non parte, insomma, le due batterie saranno 70 euro, quanto ce ne saranno? Su questo mi dicevate c'è anche un contratto di full service. Ecco, cioè, se no, questo non mi è chiaro, scusate, le batterie costano 70 euro, però a noi ci vengono 110. No, chiedevo quanto venivano. No, fortunatamente le batterie che compriamo sono un buon prodotto, che recentemente si pensa 70 euro per una macchina di una punta. Infatti no. E purtroppo compro io. No, perché poi la cosa bella è che all'epoca si compravano quelle a 70 euro e duravano la a Santo Stefano. Fortunatamente ecco lì la direzione ha fatto un bel lavoro, ha fatto un bel capitolo, arrivano batterie performanti, costano un po' di meno. Adesso mancano. Produrono. Non mancano perché mancano. La pianificazione. Sicuramente come diceva l'assessore, un po' di pianificazione. Quindi adesso vengono fermate le batterie. Invece quindi questi come vengono sorvegliati la notte? Questi ci sono delle telecamere lungo il perimetro. Abbiamo saputo che sono stati degli atti vandalici. Questi due a fianco, poi vediamo. Di questi, esatto. Sì. Come hanno fatto a raggiungere un lancio da fuori? Questo è libero adesso. Questo è libero il terreno. Hanno rotto i vetri delle porte. Bello. Lanciato sì. Qualche elemento, insomma, non so se avete ritrovato qualcosa. Sì, sì, abbiamo ritrovato. No, non credo. C'è pure il dubbio che qualcuno passando qualcuno è matto. Anche perché qua dentro c'è la rimessa, diciamo, a parte noi ci sono un sacco di ditte che girano la notte, pulizie, pubblicità. Vabbè, però se ci sono le telecamere, sono proprio puntate lì, non hanno rilevato nulla, perché purtroppo registrano 7 giorni, poi viene cancellato, e quindi noi quando ce ne siamo accorti gli abbiamo chiesto, ma non... Questo
dovremo aumentare la vigilanza di tutti i depositi. Mi permetto di dire che non ci posso credere. Perché questa cosa non deve più ricapitare. Sì, ecco, questo cartello diciamo è abbastanza indicativo. Autobus nuovo in consegna. Da 4 anni. E dal 2013, no? 13 arrivati però con i depositi. Dove stanno i più robusti parcheggiati? Sì, perché sono stati pure parecchio su a Modena. A Modena, sì, esattamente. Prima di arrivare era qui, il costruttore, prima, 2013, Roma, prima di prenderli, ha aspettato pure lì. Esatto, quindi sono stati un po' piazzati lì a Modena. Probabilmente è andata male. Speriamo il fisco. No, deve venire bene, assolutamente. Questo ci aiuterebbe anche a contrastare un po' il problema dell'inquinamento, anche soprattutto nella parte più centrale della città. Questi sono praticamente i filobus, ovviamente essendo elettrici a emissioni zero, quindi questo è un intervento che oltre a servirci per il TPL, per migliorare il trasporto, ma ci serve anche per l'ambiente. Ecco, questo è quello altro. Sì, che c'è qualcosa in moto? Quanto tempo fa sono arrivati i danneggiamenti? Più o meno. Non glielo so dire perché sono arrivato una settimana, quindi quanto tempo fa sono arrivati i danneggiamenti? Noi ce ne siamo accorti circa un 20 giorni fa, perché abbiamo dato una ripulita all'aria e chi è venuto a pulire gli operai della ditta mi ha avvisato che c'erano questi vetri rotti sul sabato mattina. Quindi abbiamo fatto i fonogrammi e abbiamo avvisato il dovere. Poi adesso i ricambi per questi se ne occupa, penso, Montesacro, che è stato nominato un ingegnere nuovo e adesso sta prendendo... La parte filobus è abbinata all'altra rimessa di Montesacro. Quindi sì, sono stati già avvisati e penso dovranno catalogare perché tutto un materiale nuovo, non è stato ancora, penso, ordinato niente e catalogato niente. Questi qua non li abbiamo accesi per spostarli, perché prima erano tutti parcheggiati dove stanno facendo il ponte, lì allo stallo loro. Sì. Poi quest'estate quando c'è stata il convegno dei cardiologi, hanno appoggiato altre macchine qui. Abbiamo dovuto portare delle macchine qui per fare quel servizio, quindi tutti, non c'era parcheggio, quindi abbiamo liberato, sono stati portati qui. E poi adesso una parte è stata riportata lì, proprio col fatto che non partono e diventano macello, sono stati portati una parte. Dove sono le officine? Ecco, qui. Poi sono andati pure al collaudo. Questi sì, hanno fatto il collaudo tutti quanti, poi sono tutti targati con le targhe della vettura. Sì. La macchia laterana. Sì. Tutto anche per il sistema. Quindi queste officine di fatto sono chiuse perché erano destinate a mantenere questi filobus. Officine che sono state ampliate proprio questa è stata costruita da nuovo, qui non c'era niente, qui c'era terreno. Questo era tutto terreno aperto. Questa penso è stata fatta la consegna con il bus perché. Era sempre novembre 2015. Quindi praticamente noi ci siamo dotati di mezzi. Officina. Museo. Con un dispendio economico, diceva probabilmente solo i bus sono sui 30 milioni l'officina. Questa poi è una bella officina. L'officina quindi sarà pure bella, ma però è bella per utilizzarla, nel senso sarebbe pratica. Noi logisticamente avendo gli spazi ridotti di qua per il bus, questo poi dopo vi faccio fare un giro, ci fa gola. Perché Torpagno adesso si è ingrandita pure come parco bus, sì. Ma lo spazio per mantenerlo. Quindi voi questa non la usate neanche per la manutenzione degli autobus normali? Sì, questa qua purtroppo dice che per manutenzione del filobus, mentre l'autobus a metano ha bisogno di avere alcune accortezze, del tipo di operazione gas, aperture sul lato, eventuali tubi. No, così.